Cosa si intende esattamente con insurance technology? L'insurance technology è chiamata InsurTech, è un neologismo inglese ovviamente che descrive un fenomeno di mercato internazionale che riguarda una delle industrie più radicate in tutto l'Occidente, ma in generale anche in paesi asiatici, che è quella assicurativa. L'industria assicurativa è un'industria centenaria. È lo strumento che l'umanità si è data per trasferire sul piano finanziario rischi, reali, quindi a partire dalle navi dei mercanti che mettevano insieme, condividevano questo rischio qualora una delle navi, delle flotte fosse affondata, arrivare all'assicurazione dei satelliti che mandano in orbita equipaggi, composti per la prima volta da persone comuni, come è stato il caso di Inspiration4. Ecco che tra questi due estremi, per tutto quello che è la storia un po', no, economica dell'umanità, l'utilizzo dell'assicurazione è stato lo strumento per trasferire questi rischi, aumentare la resilienza. E la parte tech ovviamente sta per technology. Technology sono le tecnologie che vengono applicate sostanzialmente a qualunque tipo di attività e che la trasformano in tutti i suoi aspetti. E le trasformazioni digitali degli ultimi 20 anni sono state cicliche e hanno riguardato tantissime industrie. Pensiamo per esempio quella che può essere stata la rivoluzione nel travel, no? Con l'emergere di player come Booking.com, Skyscanner o Airbnb, no? Per quella che è l'hospitality. Sono state pervasive le tecnologie anche in industrie come il publishing. Pensiamo a com'era la pubblicistica 15 anni fa e cos'è oggi. Facebook e Google, e lo sono nell'automotive, vediamo quello che è il fenomeno Tesla e quello che è il fenomeno Toyota, insomma lo sono state per gran parte dell'economia. Nelle ultime due ondate abbiamo quello che è il fintech, quindi che ha colpito e coinvolto tutta l'industria finanziaria, no? Quindi con le nuove challenger banks, come vengono definite, tipo N26 o Illimity in Italia, e oggi stiamo vivendo questo grande fenomeno delle assicurazioni. Quindi nuove forme di assicurazione, nuove forme di strutturare l'assicurazione, di distribuire l'assicurazione, che viene descritta con questo neologismo InsurTech. Ricordiamo sempre che alla base di tutte queste trasformazioni non ci sono le assicurazioni e la tecnologia o il traveling e internet. Alla base è tutto guidato da un unico soggetto che è il consumatore digitale, no? Quindi la nascita, l'emergere del consumatore digitale va a dettare i tempi di queste trasformazioni, che sono delle iperbole, quindi hanno un inizio molto, molto lento, molto statico, poi a un certo punto partono in tassi di adozione sempre maggiori, sempre più rapidi. L'insurtech è appunto un neologismo che descrive questo fenomeno in tutte le sue forme. Quanto la tecnologia in ambito assicurativo può essere utile alla persona nel superare i vari bias comportamentali? Si dice che ci sono, no, tre tipi di verità: la verità soggettiva, personale, la verità politica o religiosa e la vera verità, no? La verità basata sui dati. E tutti noi siamo un po' vittima di bias cognitivi e comportamentali. E internet e la tecnologia è l'apoteosi di questi bias, perché sui motori di ricerca si possono cercare solo conferme alle proprie convinzioni. Ecco che l'insurtech, che si basa prevalentemente sui dati, può avere un'incidenza molto molto positiva su quelli che sono i bias comportamentali, come acquisendo consapevolezza dei dati, restituendo al consumatore i dati. Che tipo di dati? I dati per esempio sui suoi stili di guida, i dati sulla sua salute e qui ovviamente correlato da un lato su quelli che sono i nuovi prodotti auto che vengono come assicurazioni parametrate sui comportamenti di guida. Quindi se io per esempio
vedo molto spesso il cellulare, faccio grandi accelerate, grandi frenate, supero i limiti di velocità all'interno di aree urbane, guido prevalentemente in zone super trafficate, ecco che questi dati mi restituiscono sia un pricing di un certo tipo, sia una consapevolezza sulla quale io posso adottare dei comportamenti per mitigare tutto questo, per esempio guidare più piano e ricevere un vantaggio, quindi avere tassi di premi e costi assicurativi più bassi. Questo, a mio avviso, raggiunge dei livelli molto, molto impattanti e importanti in quello che è, per esempio, l'incontro tra la parte sanitaria e la parte assicurativa, no? Quindi l'health tech e l'insure tech. Tramite wearable e tante altre tecnologie che ruotano attorno al consumatore digitale, oggi è possibile tracciare dei profili di salute sempre più dettagliati, sempre più attenti. Quindi sapere quanto ti muovi, cosa mangi, quali sono stati i tuoi risultati degli ultimi analisi del sangue o delle urine e poter utilizzare, per esempio, assicurazioni per gestire parte dei costi sanitari per visite specialistiche, esami o interventi, crea un patrimonio di dati che, se restituito tramite user experience o comunque in generale strumenti fruibili da parte di tutti, intellegibili da parte di tutti, aiuta tantissimo quelli che sono i bias comportamentali di assicurati di qualunque tipo, su qualunque tipo di prodotto. Ecco, io ho fatto esempi di prodotti retail, vengono definiti così, ma questo vale anche per il corporate, no? Quindi un'azienda, per esempio, ci sono tante società che producono e organizzano dati per la consapevolezza sia degli assicuratori che delle aziende. Sapere, per esempio, del tuo portafoglio clienti, quanti clienti sono in sofferenza economica, quanti sono stati colpiti da un cataclisma, ti restituisce maggiore consapevolezza anche cognitiva di dove stai andando. C'è poi un altro grande bias, che è il bias che insomma, in Italia è abbastanza impattante, che riguarda la percezione delle assicurazioni. Noi in Italia siamo tra i paesi più sottoassicurati in Europa, ciò vuol dire che la penetrazione dei prodotti assicurativi sulla popolazione e quella che è l'effettiva esposizione al rischio della popolazione è molto più bassa rispetto a quella di altri stati. Questo è dovuto anche a un bias cognitivo rispetto a quanto mi è utile il prodotto assicurativo. Ma paga veramente? È quello che mi serve? Ma è molto complicato questo contratto? Sono 40 pagine? Non... Insomma, ci sono tanti elementi che fanno sì che la penetrazione, quindi il fenomeno di insurance inclusion, sia molto molto limitato. Ecco che anche qui la tecnologia aiuta molto. Come? Permettendo maggior trasparenza su quelli che sono i meccanismi assicurativi. Pensiamo, per esempio, alle polizze parametriche, no? Che vengono scatenate dal verificarsi di eventi molto circostanziati e chiari, tipo piove o non piove. Quindi se piove il viaggio ti viene ripagato, se non piove godi il tuo viaggio e hai pagato unicamente il premio assicurativo. E il resto sono tutte le tecnologie a servizio degli intermediari. Non dimentichiamoci mai che circa il 95% dei prodotti assicurativi sono distribuiti da intermediari assicurativi che possono trovare a loro volta all'interno della tecnologia strumenti per spiegare meglio, in maniera più efficace, spiegare a distanza, spiegare in modalità digitale ai loro clienti, quindi alla loro customer base, quelli che sono i meccanismi assicurativi. Ecco che quindi l'insurtech, la tecnologia in generale, porta maggior trasparenza, maggior consapevolezza e riduzione di bias comportamentali per quanto riguarda i comportamenti a rischio e cognitivi per quanto riguarda la percezione del prodotto assicurativo come strumento effettivamente valido per trasferire, ripeto, su un piano finanziario rischi reali, rischi che vanno da quella che purtroppo può essere una cosa che tocca un po' e accomuna un po' tutti noi, che è la morte, fino a danni dovuti a catastrofi naturali, incidenti d'auto, viaggi, aziende, pagamenti e tanto altro.